Si terrà domani, 15 marzo, la giornata della disconnessione, un evento pensato per dialogare con gli adolescenti ed invitarli a dedicare più tempo a se stessi oltre che ai social. Ognuno di noi ha bisogno di disconnettersi dal proprio cellulare, dal tablet, dal computer e di imparare a stare con gli altri. Impariamo a stare con i nostri figli, impariamo a stare col nostro partner, dedichiamoci ai nostri familiari e ai nostri affetti. Buona parte della giornata, circa il 42%, stando ai dati forniti, viene trascorso dai giovani su tablet, PC e cellulari. Si è ridotto notevolmente il tempo per le attività fuori dagli schermi, con conseguenze che generano spesso una disconnessione dalla realtà. Nasce da qui l'iniziativa promossa dall'assessorato al welfare con la Commissione Consiliare Politiche Sociali, un modo per dedicare attenzione a questo tema e sensibilizzare i ragazzi attraverso incontri ed una campagna di comunicazione che ha coinvolto artisti ed influencer. Le istituzioni sono evidentemente al passo con i tempi. L'idea dell'eccessiva connessione pervade la vita di tutti quanti e quindi abbiamo trovato uno strumento veloce, quello dei social media, quello dei trapper, quello degli artisti che normalmente utilizzano questi strumenti per dialogare con gli adolescenti. Ovviamente i social sono uno strumento di comunicazione e di condivisione molto importante anche per la nostra generazione, però penso vivamente che bisogna saper staccare i social dalla vita vera. Tramite la musica, sui profili e le pagine istituzionali, domani saranno diffusi i messaggi realizzati in esclusiva dagli artisti per ribadire l'importanza delle relazioni, dei contatti con gli amici e di una realtà che non sia esclusivamente quella virtuale. Ma siamo in un'epoca social dove, ecco, ci sono personaggi come lui che sono nati proprio nel social, molto più giovani di noi, e quindi comunque lui, forse più di me, ci può dire come facciamo. Ma secondo me è che manca una scuola proprio per connetterci. La sfida più grande da musicisti, da artisti o comunque da persone, forse alla fine, è riuscire a apprezzare ciò che viviamo quotidianamente. Secondo me bisognerebbe fare una scuola di riconnessione a se stessi, anche attraverso le passioni. A noi la musica ci salva perché fondamentalmente disconnettersi, posare il cellulare e mettersi con una chitarra in mano a scrivere una canzone o fare una band. Ecco, probabilmente ci sono delle passioni che portano a fare comunità. Comunichiamo ai giovani l'importanza di disconnettersi. Seguiteci sui canali istituzionali del Comune di Napoli e sui social degli artisti che hanno aderito alla campagna.